Un salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove vi vedete con l'orecchietta. Ha proprio anche il cappello di Natale all'alterno. Ora sono più delle orecchie. Vedete anche che ho addobbato dietro, più o meno. Poi altri dobbiamo mettere, sono un po' raffreddata ancora, quindi se la mia voce la sentirete un po' nasale, è tutto normale, posso. Comunque, come avevo già detto in precedenza, sto praticamente facendo una challenge che si chiama, appunto, l'ho chiamata Christmas Challenge, ma penso che qualcun altro l'avrà sicuramente fatta prima di me. Sapere un mito il giorno per 25 giorni fino a Natale. Non so se ci riuscirò a farla, però ci provo. Ovviamente, come vedete dai video, non c'è la mia intro, perché volevo fare la natalizia, solo che poi non ci sono riuscita. E visto che faccio abbastanza video, devo farne uno per 25 giorni, ho pensato che se non monto i video faccio più in fretta. Quindi, se riesco, ovviamente li monto a volte. Però non tralascio nemmeno il canale ASMR, quindi nel canale ASMR devo montare per forza. Qua cerco, se il video comunque viene, cioè lo faccio abbastanza spontaneo, come viene, viene. Quindi anche per quanto riguarda l'audio, se non lo sentirete ottimale, perché appunto i video non li monto. Perché magari un video è molto più lungo di un altro, sto avendo problemi anche perché ho il telefonino pieno, intasato di roba. Addirittura ho dovuto cancellare delle cose, delle app. E quindi per non sovraccaricare il telefono, li butto così come sono, ma semplicemente perché voglio che siano anche spontanei. Quindi alla fine non c'è niente da tagliare, massimo ci sono io che starnutisco, o mi sistemo i capelli, quindi alla fine penso che siano proprio naturali. Procediamo, cosa parleremo in questo bellissimo video? Allora, volevo parlarvi di regali di Natale, per non essere sempre pesante, perché magari ci saranno dei video un po' più meno natalizi, dei video un po' più natalizi, dei video un po' più pesanti, un po' più leggeri. Allora, cosa sì, i classici regali di Natale. Allora, quest'anno poi non so chi gli vuoi fare regali, chi no. Io sinceramente ho deciso di farli. Ovviamente sono la persona a cui tengo, quindi amici stretti, ovviamente i miei parenti, nel senso di mia mamma, mio padre, persone importanti, insomma. Forse mia sorella, dipende se amici. Non scherzo, sì. E niente, poi alle mie amiche, al mio ragazzo. Persone, diciamo, comunque che hanno una certa rilevanza, non vado a farlo a conoscenti a caso, ma non per qualcosa, ma semplicemente perché penso che, visto che nella difficoltà in cui ci troviamo adesso, se la persona, secondo me, mi ha trasmesso qualcosa, mi ha dimostrato, cioè non è che alla fine uno fa regali solo perché la persona glieli fa o perché gli ha dimostrato qualcosa, ma perché gli ha trasmesso qualcosa, cioè io non faccio il regalo al primo che capita. Nel senso, per me l'amicizia deve essere a doppio senso, non un senso unico. Infatti quest'anno ho chiuso anche tante amicizie. Quindi non ha senso fare il regalo a un conto se hai comunque un luogo di lavoro, un luogo di studio, allora ci tieni perché sei legato più a una persona che a un'altra. Io la maggior parte delle amiche le ho conosciute tutte a scuola, quindi. Anche più ragazzo. Quindi diciamo che con loro ho raggiunto un rapporto di amicizia che è diverso che con altre ragazze, che magari le sento. Però non le reputo tali da fargli il regalo di Natale. Cioè, non perché non li voglio bene, magari non ci tengo a loro, ma perché magari ora come ora preferisco dare importanza a persone che mi sono sempre state vicino. Ti va così. Allora, i regali. Molti, il problema dei regali è che, uno, capite a quante persone volete farlo. Quindi sfilate una lista e vedete quante persone realmente volete farlo. Quindi è proprio a numeri. Poi tralasciando persone molto importanti che voi tipo come ne so se per voi è importante la mamma, il papà, il fratello, la sorella, il fidanzato, magari per loro mettete un budget un po' più alto. Invece per le altre persone, magari la migliore amica o il migliore amico, anche lì più o meno stipulate voi. Per tutte le altre persone che comunque non è che una si possono fare regali belli anche senza spendere un capitale, e ve lo possono dire tutte le mie amiche, soprattutto un'amica che si chiama Sara, che dice sempre che lei, io riesco a fare sempre regali bellissimi spendendo poco. Non che senso che sono più docchiosa, ma per esempio c'è il fatto che ovviamente non lavorando e appunto non avendo tantissimi soldi non posso spendere per ogni persona tanto, perché sennò sarebbe un problema fare regali a tutti poi. Cioè, poi capiterebbe che una persona ha un regalo decente e uno si trova un bottone come regalo, quindi non ha senso. Quindi semplicemente bisogna capire cosa piace alla persona e mettersi un budget, tipo io non spendo mai 10, più di 10 euro per un regalo.
Eppure i miei regali sono sempre stati bellissimi e apprezzati, perché sinceramente io, almeno io personalmente come sono fatta, sì, scherzo sul fatto che voglio i soldi, voglio magari che ne so, la spa, tutto perché comunque alla fine, diciamo, cioè, i soldi ci aiutano. Però se una persona mi mettesse davanti una borsa di Louis Vuitton o di Gucci, o una borsa di carta, di quelle di stoffa, con scritto Sorrento, io apprezzerei di più la seconda borsa perché per me è un valore... Ha un valore sentimentale, perché magari le persone non lo capiscono, molte magari sono più materialiste. Sono sempre due beni materiali, però per me la cosa deve avere un senso, deve dire, oh, la persona mi ha pensato, la persona mi ha ascoltato, anche se mi regala una cazzata, che poi dipende che cazzata mi regala, perché c'è gente che mi regala ancora cose rosa, dopo che sono 30 anni che dico che a me il rosa fa schifo. Però dettagli, lasciamo stare. Cioè, se anche una persona mi regalasse una cosa piccolissima, ma anche un oggetto qualsiasi, tipo, io sto impazzendo per i gatti, quelli cinesi con la zampa che si muove. Quelli li trovate in qualsiasi negozio cinese a 3 euro. Ma di per sé è il regalo che a me conta, non quanto voi spendete per il regalo. Quindi per questo, appunto, stilate una lista, decidete cosa può piacere alla persona, perché poi ci sono persone che purtroppo, come ad esempio il mio ragazzo, sono un po' costose come anche mia sorella. E lì bisogna mettersi, bisogna mettersi di impegno. Ci può fare tutto nella vita. Ovviamente per loro metto un budget più alto, infatti. Tipo, tra l'altro mio ragazzo fa pure il compleanno vicino, cioè lo fa esattamente un mese prima di Natale. Che grazie, amore, che carino. E quindi diciamo che è un po' complicato, perché comunque mia sorella già se già fa le liste con profumi Dolce & Gabbana, tutta roba molto modica. Però comunque, tralasciando queste cose qua, si possono sempre comunque trovare le offerte. Si possono fare i regali prima. Se trovate qualcosa che potrebbe piacere a un'amica, qualcosa, compratelo, che non costa troppo. Perché magari anche a scaglioni è meglio. Non come certe persone comprano i regali tutti insieme, spendono una marea di soldi. E poi dicono: ah, ma poi quella cosa l'ho vista di là, ma quella cosa l'ho vista di là, ma potevo prendere quello là. Cioè, girate più di volte. Girate in più posti. Adesso, tanto comunque penso che riapriranno anche i negozi. Adesso, come adesso, sono andata per ferie alla mia madre, è una tristezza immensa. Infatti, il regalo di mio ragazzo per il compleanno io l'ho fatto. Tanto quando guarderei questo video, amore, l'avrei visto il regalo. L'ho fatto in una copisteria perché comunque non sono riuscita a ordinare dal sito ufficiale che volevo prendere il regalo. Quindi ho optato per delle alternative. Tutto qua. Perché ancora come ora, tra le spedizioni, fai una cosa, fai un'altra. Poi personalizzateli anche i regali. Insomma, è molto carino anche personalizzarli. Magari andare a pensare l'altra persona cosa vuole. Io, ad esempio, ho fatto fare le liste alle mie amiche. Quindi, poi alcune le hanno fatte, alcune no. Però, io, sinceramente, ad esempio, ho la lista di desideri Amazon. L'ho fatto anche per le mie amiche e per il mio ragazzo. Così, se qualcuno è indeciso, c'è la mia lista di desideri Amazon. Più o meno uno sa dove orientarsi. Ma non perché sono pretenziosa o perché ho dei problemi, ma perché preferisco che una persona mi regali un regalo utile che un regalo fatto tanto per farlo. Perché i regali fatti tanto per farli sono i più brutti. Sono i più brutti. Io ne ho ricevuti, ho ricevuto. Dopo lo farò in un altro video. I peggiori regali che ho ricevuto. Comunque, a parte la lista e tutto il resto, appunto, chiedete proprio alle vostre amiche o ai vostri amici di fare una lista. E la fate anche voi. Andate dalle cose più costose alle cose meno costose, ovviamente, perché comunque non tutti abbiamo lo stesso budget. La mia voce sta andando via. Non abbiamo tutti lo stesso budget finanziario, quindi mettete cose anche che potrebbero esservi utili, ma costano poco. Come delle cose che magari possono costare un po' di più, ma magari tipo scrivete profumi e non mettete tipo solo la marca. Ok, se siete, diciamo, in confidenza con questa persona, sì, ma se magari non siete in confidenza, magari scrivete profumi, scrivete magari il come vi piacciono, magari non troppo dolci, magari se vi piacciono i fiori d'arancio, faccio un esempio su di me. Io non scrivo voglio Dolce & Gabbana, l'imperatrice o Dolce & Gabbana, versione floreale, scrivo che, come mi potrebbe piacermi un profumo, che mi piace fresco, mi piace agrumato, non mi piace troppo dolce, infatti ne ho comprato uno che mi fa schifo al cavolo. Perché con le mascherine non sentiamo manco più gli odori, poi sono pure raffreddata. La tipo mi fa: sì, sa di cocco. Non sa di cocco, ragazzi. Sa di un frutto puzzolentissimo. Un frutto dolcissimo che a me i profumi troppo dolci mi fanno venire la nausea. Infatti lo uso col profumo per l'ambiente. Tanto, beh, non l'ho pagato, caro. È uno di quei profumini così. Poi farò un video acquisti per farò vedere. Comunque. Poi molta gente, ad esempio, mi ha anche regalato delle decorazioni natalizie una volta. Che io le trovo carine.
Perché alla fin fine sono cose che, tipo, pan di zenzero qua sopra. L'avevo regalato e a mia volta me l'ha regalato una mia amica. Sono cose utili, alla fine. Cioè, però che è un pupazzo. Però per me è una decorazione natalizia che io sfrutto ogni anno. Cose più anche regali utili come le agende, i calendari. C'è bisogno di comprare, ad esempio, il calendario questo qua me l'ha regalato il Torino Comics l'anno scorso il mio ragazzo. Che mi dura tutto l'anno, che dura un anno. L'agenda mi durerà un po' di più invece. Mi ha regalato anche un'agenda, che ce l'ho là, nera, sempre, che arriva fino a febbraio 2021. Però poi la cambierò, ovviamente. Magari me la faccio regalare a San Valentino, così poi la cambio, non lo so. Però molte cose possono essere utili, poi altre cose le potete anche realizzare voi. Come, che ne so, magari delle foto, un collage di foto. O magari, non so, se alcune vostre amiche gli piace una determinata cosa, girate con lei, vedete che gli piace, o queste cose qua. Magari anche... Non so, per esempio io opto anche molte volte per fare regali sentimentali per Natale. Poi, ripeto, chiedere non è che sia sbagliato, è giusto per indagare. Se lo sapete magari precisamente cosa la persona gli piace, potete anche chiedergli, non è un reato, giusto per scherzare, tipo, ma cosa ti piacerebbe ricevere per Natale, tipo dai tuoi parenti, senza ovviamente farvi sgamare, anche se lo capirà comunque. E niente, io sono sempre per i regali comunque che abbiano più significato che... Una cosa da dire, mamma mia, ha speso 100 euro. Poi per carità, ci sono delle cose che magari piacciono e costano un tot, però ci sono sempre gli sconti. Potete sempre trovare, se non li trovate, cambiate regalo. Se potete permetterlo, ovviamente, ben venga, per carità divina. Però io sono sempre dell'idea che, a parte il fatto che pensate sempre a voi, io questo me lo ripeto in continuazione tutti. Quest'anno sarà il primo anno che mi farò un regalo da sola, mi farò un autoregalo, perché io purtroppo metto sempre a volte gli altri prima di me ed è sbagliato. Lo dice anche il mio stesso ragazzo, dice. Però a me rende felice il fatto di fare regali, però poi penso e rimango lì e dico, io però non so fatto un cazzo. E quindi quest'anno ho deciso di farmi un autoregalo. Non so ancora cosa precisamente, perché sono molto versatile, molto, cambio spesso idea. Voglio che sia una cosa che mi dia contentezza, felicità. Con questo chiudo il video su cosa, come organizzarsi per fare i regali natalizi. Lo so, lo nominerò così questo video, sì, ho deciso. E niente, se siete arrivati alla fine del video, alla fine stavo per dire, mettete l'hashtag Christmas Challenge, se qualcuno vuole farla, siete liberi di farla, tanto uscirà il primo video il 1º dicembre, anche se inizia il secondo non succede nulla, nessuno vi picchia. E ditemi sotto nei commenti cosa vi piacerebbe ricevere per Natale, tanto per parlare. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.